l'archivio UFO del Ministero della Difesa del Regno Unito. Nel luglio del 1952, il primo ministro britannico Winston Churchill chiese spiegazioni sugli avvistamenti UFO. Il Ministero dell'Aviazione rispose che si trattava di casi di errata identificazione. Subito dopo la richiesta di Churchill, venne ufficialmente costituita un'unità investigativa al riguardo. La sezione UFO del Ministero della Difesa ha cambiato molte volte denominazione, ma il suo metodo di redigere i rapporti sugli UFO è rimasto pressoché invariato. Ai testimoni viene fornito un modulo su cui sono riportate domande riguardanti date, ora e luogo dell'avvistamento, nonché le annotazioni sul modo in cui il fatto è stato riferito. Le persone non si rendono conto che compilano un modulo del Ministero della Difesa, perché il modulo stesso viene in genere completato a loro nome dal personale del Ministero stesso. Molte persone che riferiscono di avvistamenti di UFO alla stazione di polizia del loro quartiere si meravigliano nello scoprire che le loro dichiarazioni sono poi ritrovate anche nei computer dello stesso ministero. Nella stragrande maggioranza dei casi, il ministero non ha mai chiesto direttamente a queste persone di raccontare la loro storia. I casi dettagliati delle loro dichiarazioni registrate nei computer stessi